Sì. Allora, il centro sperimentale alla Festa del Cinema di Roma per presentare qui allo Spazio della Regione i nuovi progetti. Allora sì, la Cineteca Nazionale, che è un ramo importante del centro sperimentale, reduce dal successo a Venezia dove abbiamo preso il Leone d'Oro per il restauro di Eccebombo, annuncerà un nuovo piano di restauri che comprende alcuni autori famosi come Giuseppe Tornatore e altri meno conosciuti, ma che comunque sono elementi importanti della storia del cinema. Avremo collaborazioni internazionali con la Cinémathèque con la Cinémathèque française, e faremo a fine gennaio un festival della Cineteca in cui apriremo i nostri archivi e faremo vedere delle cose che veramente stupiranno chi vi parteciperà. Invece, come Scuola Nazionale di Cinema, a parte la strettissima collaborazione con la Cineteca Nazionale, quindi tutta una serie di progetti congiunti che porteremo avanti, stiamo lavorando in un modo molto profondo sullo sviluppo dell'internazionalizzazione, ed è questo il primo anno, a seguito anche del riconoscimento legale del titolo di studio, che abbiamo accesso ai progetti Erasmus. E abbiamo attive decine di collaborazioni con le più importanti scuole nazionali di cinema del mondo, anche a seguito del congresso del CILECT che dopo 50 anni, novembre scorso, si è tenuto a Roma presso il centro sperimentale, ospitando circa 300 scuole da tutto il mondo. E abbiamo uno sviluppo molto importante legato al PNRR sulla linea formazione, e quindi tantissimi giovani, a parte i nostri canonici e abituali corsi triennali equivalenti alla laurea che sviluppiamo a Roma nelle nostre sedi, dicevo, tantissimi giovani avranno la possibilità di accedere a un numero molto consistente di corsi brevi e di master di primo livello annuali nell'ambito del PNRR, di specializzazione ed ad alto livello internazionale. Direttore, ma che effetto le ha fatto sentire Francis Ford Coppola, uno dei più grandi maestri, dire da piccolo avrei voluto studiare al centro sperimentale? Anche una responsabilità dell'eredità che portate avanti. Ah, è stata una cosa bellissima, e l'altra cosa che ci ha fatto grande piacere e anche grande stupore, il fatto che è stato uno in persona, Coppola è stato uno dei primi a mettere il like a un nostro post, ecco, su di lui sui nostri social, e sicuramente lo ospiteremo in futuro, come d'altronde ospitiamo tantissimi ospiti internazionali di continuo al centro sperimentale. Senta, come sta andando la riorganizzazione del centro sperimentale? Se ne era discusso tanto con i nuovi emendamenti, le nuove composizioni, insomma, come va la nuova organizzazione voluta dal governo? Ma è un progetto che sta andando avanti, è un progetto molto importante perché dopo tantissimi anni il centro sperimentale si riorganizza dando spazio ai giovani, a nuove energie, al consolidamento anche di tutte quelle professionalità, e sono tantissime al centro sperimentale, che sono di eccellenza, con un occhio sempre di riguardo poi all'equità di genere, cosa che noi seguiamo con grandissima attenzione sia tra i nostri docenti che sulle commissioni, ma anche nell'ambito della futura riorganizzazione, che dovrebbe portare il centro sperimentale a lavorare in un modo più unito, più profondo tra i vari settori, tra la scuola e la cineteca, nello sviluppo appunto di nuove progettualità. Sentite, avete ricevuto rassicurazioni in tal senso, che parlava dei fondi PNRR, ma ci saranno ulteriori finanziamenti per le attività del centro sperimentale? Da questo punto di vista avete avuto rassicurazioni dal nuovo ministro? Ma più che rassicurazioni, il progetto del PNRR, che l'attuale governance del centro sperimentale, ed è stata una delle imprese, non ho paura di dire colossale, di questa governance Castellitto del centro sperimentale, è stata appunto la rimodulazione del PNRR, che aveva una serie di difficoltà e di problemi. Questa rimodulazione è stata accolta bene e accettata anche ufficialmente in tutte le sedi opportune, cioè Ministero, Europa, MEF e via dicendo, e quindi siamo assolutamente in pista con quelle che erano le risorse previste dal PNRR stesso, che ovviamente non possono essere aumentate, ma sono sufficienti per portare a compimento i progetti che abbiamo in essere, che sono principalmente una importantissima linea formazione di cui parlavo prima, una importante innovazione tecnologica e anche una ristrutturazione della sede non solo di Roma, ma anche con dei lavori edili importanti nelle altre sedi del centro sperimentale. Grazie a te.